Benvenuti in questo piccolo video tutorial in cui vi spiegherò come scaricare un video da YouTube in una maniera molto semplice. Ovviamente molti di voi già lo sapranno fare, però ho visto che tanta gente ha problemi, tra cui per esempio i miei genitori, che ogni volta mi assillano per dirmi: ma come si fa? Come si fa? È semplicissimo. Il metodo che conosco io non necessita di nessun software perché si fa direttamente online, tramite un sito, KeepVid. Quindi passiamo direttamente a farvi vedere come funziona. Allora, keepvid.com si trova sia su Google, ovviamente, sia scrivendolo sulla barra dell'indirizzo. Quindi keepvid sarà il primo ad apparire. Ok, qui vediamo che l'interfaccia è molto semplice. Quindi prendiamo l'indirizzo del video che vogliamo scaricare. In questo caso prendo un video mio. Copia. Incolla. Una volta incollato e assicurati che l'indirizzo sia questo, si preme download. Per il download, questo sito si interfaccia tramite un applet Java, quindi se chiede di consentire dei permessi ad applicazioni Java mentre sta processando, dobbiamo consentirglielo. Ok, vediamo che l'interfaccia rimane sempre quella, semplicemente appare l'anteprima del video, il titolo, il sito di provenienza. Perché si può scaricare sia da YouTube che da altri siti, da altri siti contenenti video, anche da un sito internet che contiene un video. Noi mettiamo il link qui e automaticamente lo dovrebbe rilevare. Poi si possono fare prove, ovviamente. E vediamo i formati sono diversi. C'è il formato FLV, che sarebbe diciamo un formato di bassa qualità. Poi c'è l'MP4, quello che preferisco perché sfrutta la massima qualità insieme al WebM e al 3GP, ovviamente. Una novità appunto di questo sito, ma che comunque è molto molto comoda, è quello del download MP3. Ha un procedimento di poco diverso rispetto a quello del video, dell'MP4, e lo vedremo fra pochissimo. Io inizio a scaricare a 720p. Allora, vediamo che scaricando, cioè cliccandoci direttamente, parte il download direttamente nella cartella predefinita che avete voi come download. Quindi interrompiamo per adesso e facciamo partire, mettiamo che vogliamo scegliere il percorso, scarica documento collegato con nome. Allora, io metto qui, apro la cartella dove voglio indirizzare il video, gli do il titolo, il nome e metto registra e questo automaticamente inizierà il download nella cartella ovviamente predefinita. Ecco qui. Scusatemi, internet per me adesso è un po' lento. Beh, già ho provveduto a scaricarne un altro Onde sotto e bosco. vediamo che la fidabilità è, diciamo, al Live in 100%. sotto Il bosco. video è questo. Ogni tanto potrebbe capitare che KeepVid fa apparire dei video, cioè scarica dei video automatici quando si va a cliccare, che sono dei video pubblicitari di KeepVid, dove anch'essi spiegano come funziona il sito. Niente di più semplice, basta annullare il download oppure cancellare quel file e ripartire, cioè ricliccare sul formato video che vogliamo. Adesso passiamo a vedere come si scaricano gli MP3. Come avete visto, si clicca, quindi il procedimento è di poco diverso. Qui chiederà di consentire un applet Java e noi appunto mettiamo consenti, prende le informazioni del video e vediamo che la conversione è già stata fatta. Quindi possiamo scaricare direttamente l'MP3. Qui è impossibile fare tasto destro scarica con nome perché scaricherebbe un sito internet. Per cui clicchiamo direttamente su download MP3. Richiede ancora l'accesso al computer e mettiamo consenti. Ok, scegliamo il percorso. Il titolo va a prendere il titolo originale e mettiamo registra. Ovviamente io già avevo scaricato, quindi per far vedere comunque che il download parte, metto a fare. Ecco la finale. Andiamo a vedere. Onde sotto bosco. Ok. I don't care fuck. E questo What is qui my name? è This is l'MP3 del video. Ok, spero abbiate apprezzato questo piccolo tutorial. Come ripeterò,
Tanti di voi magari già lo sanno, però tante persone non sanno, non conoscono l'esistenza di questo comodo sito. Da non trovo un username e tutto, quindi ciao a tutti.